Cosa ha significato per te il fatto che dei ragazzini di Bari abbiano conosciuto la tua storia e l'abbiano riportata in un cartone, in un libro? A Bari è stata una cosa emozionante, emozionante perché parlavo dei bambini delle elementari praticamente, parlavo, facevano delle domande loro, insomma, io ero preparatissimi sull'argomento, capisci? E poi arrivare all'aeroporto e ritrovarmi due classi di scolari che mi aspettavano, è stata un'emozione non da poco. Erano tutti lì all'aeroporto. C'è lui che vuole fare una domanda. Eccolo qua, è arrivato. Sei capace di salire su? Salire su. Il nome? Alessandro, Alessandro. ma tu avevi degli amici nel campo? Eh? Avevi degli amici nel campo? Degli amici. Degli amici? Amici de Amici. Sì, degli amici. Certo che avevo degli amici. Nel campo. Sì, nel campo avevo degli amici, certo. Tutti quelli che erano stati presi in Italia con me, gli italiani nel campo, praticamente ci conoscevamo tutti. Non eravamo molti, ma quei pochi che eravamo ci conoscevamo tutti, certo. C'è questa bambina qui, c'è una domanda. Sì, dimmi, dimmi. Il nome vogliamo. Come ti chiami? Come ti chiami? Alexia. Alexia. Alessandro Alexia. Ci siamo tornati nel campo a visitarlo, sì, anche con mia moglie sono tornato molte volte, sì. L'ho visitato, non c'è più niente però, non c'era praticamente più niente, intanto perché la maggioranza erano baracche di legno, quindi sono state subito distrutte. E poi perché ai tedeschi questi ricordi non interessavano. Sei contenta? Non mi sembri molto contenta. Vieni qua, lei chiedimi ancora qualcosa. No, sicura? Ok. Scusa,